Cosa fai se il nuovo vicino è un po' inquietante? Oh, ehi, vicino di casa! Questo è l'appartamento dei miei sogni! Ha due piani nel miglior quartiere della città! Il paradiso di una coppia di sposi! Un letto king size! E il nostro agente è il migliore! Ha preso in considerazione tutte le nostre preferenze! Che materasso micidiale! Vediamo il bagno! Che design! L'impianto idraulico è tutto in gran forma! Non riesco a credere quanto sia spazioso! È perfetto per la riflessione filosofica! Ammirate lo scarico! Non è un gabinetto, è una cascata! Siamo fortunati! Eh già, fortuna! Questa scala dove porterà? Non ve l'ho detto! È una bifamiliare! Due appartamenti in una casa a due piani! E questi chi sono? Salvador Dalí, un artista spagnolo! E quello! Anche lui è un artista! Dimenticavo! È il vicino, il signor Bruno! Ma non viviamo da soli! La legge dice che non possiamo sfrattarlo, o se ne va o rimane qui fino alla morte. Ma non sarà così male, guardate quanto tempo gli resta. Toc toc, signor Bruno, è in casa? Aspettiamo un minuto, non sente bene. Chi c'è? I suoi nuovi vicini? Non puoi definirlo ospitale. Comunque, torniamo all'immobile. Dovremmo firmare il contratto. Qui, qui e qui. Anche qui. Non ve ne pentirete? Beh, spero di no. Dovremmo inaugurare la casa con il nostro nuovo vicino. Però è un po' strano. Allora brindiamo all'incontro? Ecco dei dolcetti. Le piace il cioccolato? Perché non parla? Biscotti fatti in casa, bicchieri da vino personalizzati. Beh, è un inizio. Tesoro, sii gentile. Prendi un pasticcino. Non è un biscotto, ma pane secco! Ha la stessa età del signor Bruno! Proviamo! I miei denti! Cos'è quella cosa? Cimici, roba appiccicosa! Sto per vomitare! Stai bene, tesoro! Giovani, e questo è solo l'inizio! Esatto! Il nonno Bruno è proprio un burlone! Agitare lo champagne! Ecco che arriva! Sistemiamo il momento imbarazzante! Apri la bottiglia, tesoro! Oh, cavolo! Stai bene, piccolo! Sei diventato cieco! Spero ne sia rimasto un po' nella bottiglia. Accidenti! E ci siamo dimenticati dei dolcetti! Che maniere terribili! Aspetta, ha mangiato tutta la scatola! Beh, meglio così! Il mio appetito si è spento qualche biscotto fa! Brindiamo alla conoscenza! Aspetta, cos'è che non va? Sta soffocando! Non respira! Conosci la rianimazione? La manovra di Heimlich? Tossisca, signor Bruno, tossisca! Oh tesoro, non intendevo! Il pensiero del dolcetto masticato dal vecchietto, non riesco a pensarci! Devo far ripartire il suo cuore! No, non aiuti nessuno in quel modo! Io comprimo e tu fai la respirazione bocca a bocca! Lui, la sua bocca, alla mia! Che c'è, non puoi? Non c'è tempo per essere schizzinosi, ci sono in gioco delle vite! E se soffiassi a una distanza di sicurezza? Ha funzionato! Ah, prendi questo! Che colpo! Era il pugno di un pugile, non di un vecchietto! Dai, piccolo, sei solo sotto shock! Che giornata! In qualche modo pensavo che la nostra prima notte sarebbe andata diversamente. Forse siamo stati frettolosi con l'acquisto. Il tempo lo dirà, ma quel vicino è un mostro! Vabbè, andiamo a letto, è stata una lunga giornata. Se volevi dormire, hai scelto il posto sbagliato. Cos'è? Un terremoto? Gesso che nevica? Controlliamo il signor Bruno, forse gli è successo qualcosa. Buone notizie, non è un terremoto. Ma cos'è che non va? Che tipo di ballo fa? La danza della pioggia? Un ballo selvaggio? Beh, forse non dovremmo disturbarlo. Una bella tazza di caffè è ciò che ci vuole la mattina presto. Lo senti? Le pareti tremano. Se questo continua, perdo la pazienza! Vuoi la torta? Non toccarla! Non ti sei riempito di biscotti ieri sera? Ed ecco la ballerina di mezzanotte! Non sembra amichevole! Ehi, tesoro, girati! Mi hai spaventato! Ha bisogno di aiuto! Come si fa a dire di no a un vecchietto? Salire le scale con il vicino non è una vera gioia! Ah, l'artrite!
chissà quanti anni avrò quando arriveremo a destinazione. Eccoci. Giovanotto, aiuta il vecchietto a portare fuori la spazzatura. Ma sono pesantissimi! Che diavolo ci ha messo dentro? Furbetto! Avete visto che ha spinto un uomo giù per le scale? Aspetta, che fine ha fatto la sua camminata? Faceva finta! Ma il ragazzo sta facendo di peggio! Ha fatto un capitombolo giù per le scale! Oh, la mia schiena! Beh, la spazzatura va comunque portata fuori. Fantastico, i sacchi si sono rotti! Fallimento dopo fallimento! Ma un sacco di cianfrusaglie! Che schifo! Biancheria intima! Rovista nella mia biancheria intima! Brutto ladro! No, no, si sbaglia! Ridammele! Sono nuove di zecca! Le ho comprate solo 40 anni fa! Ma cosa ho fatto di male? Beh, almeno in bagno si può avere pace e tranquillità! Lavati la faccia, arrasati, preparati! Pazzo! La solitudine è una cosa comune in questa casa. Che diavolo è successo? Un disastro! Ok, vediamo. Wow, che palude! Qualcuno ha intasato il lavandino. Dovrò aprire il tubo. Non preoccuparti, nonnetto. Me ne occuperò io. Mia bella assistente, ho bisogno di un secchio e un oggetto appuntito. Cosa c'è incastrato? Oh, è disgustoso! Siamo sicuri di non sapere chi è stato? Beh, potrebbe succedere a chiunque. Dopotutto si possono lavare i vestiti e il corpo. Ma l'importante è avere il proprio partner al fianco. O qualcuno con cui lamentarsi del vicino. Ma il male non riposa mai. Avvicinatevi, piccioncini. Sì, abbracciatevi. Fantastico. Cos'è stato? Non dirmi che è di nuovo lui. Come lo puniremo? Dimmi che lo puniremo! Certo, è una questione di onore. Giusto in tempo per farlo uscire di casa. Il gioco della sopravvivenza è iniziato. Non c'è posto per noi due. Beh, per noi due sì, inteso non lui. A proposito, devo aiutarlo a salire. Aspetta, tesoro. Forza, puoi farcela! Non abbiamo tempo! Che signore onorevoli! Ehi, non ti distrarre! Chiudiamo la porta con il nastro adesivo. E io preparo la trappola. Versiamo il sapone sul pavimento. Vediamo che succede. E qui? Biglie! Ottima idea! Qualche pallina non gli farà male. Rimetti a posto il tavolo. Ehi! Ah! Preso nella mia stessa trappola! E ci casca anche lei! Lascia che ti aiuti, se non cado anch'io! Ups! Oh no, ti ha preso! Sto bene, sto bene! Forza, sbrigati! Che casino! Sento i suoi passi! Arriva, arriva! Dobbiamo muoverci! Ok, dovremmo aver finito. Andiamo! Cosa c'è che non va? Dietro il divano, presto! Sicuro che sia il nostro vicino. Sembra così allegro. Che artista della truffa. È più gioviale di te. Sembra che resterà qui per un po'. Credo si sia addormentato. Inizia l'operazione salvataggio. Tesoro, ci sei? Esci finché sei in tempo. Zitto, non svegliarlo. Chi avrebbe mai detto che il nonno avesse un sonno così sensibile? Un maestro di Kung Fu con un ombrello da battaglia. L'arma segreta è il calzino di 2 anni fa. Cerca di mettersi alla prova in un combattimento leale. Neanche per sogno, amico. Chi sono questi visitatori indesiderati? Oh, i vicini! Te l'avevo detto! Non è chi dice di essere! Ha sempre fatto finta! E pensavamo davvero che gli restasse solo qualche anno. Siamo stati degli sciocchi, ciechi. Sopravviverà a tutti e due. Aspetta qui, torno subito. Non metterò mai più piede in questa casa. Se ne sono andati. Vittoria! Oh, stomaco, torna qui. La nuova casa. Oh, è così tranquilla e silenziosa. Beatitudine. Spero che saremo felici qui.
Aspetta, cos'è? I passi. Oddio, è la nostra nuova vicina! Oh no, no, no! Hai mai avuto un cattivo vicino? Siete amici? Raccontaci nei commenti la storia del tuo vicino più pazzo. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per essere il primo a scoprire le novità su TrumTrum Select.